Il castello delle cerimonie. Quanto costa davvero una cena? Il castello delle cerimonie è un programma trasmesso da Real Time a partire dal mese di gennaio 2014. Inizialmente il programma aveva come titolo Il boss delle cerimonie per onorare Don Antonio Polese, scomparso purtroppo nel 2016. Lo show viene girato presso il Grand Hotel La Sonrisa, una location sita presso Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il nuovo titolo della trasmissione è dovuto alla forma particolare della struttura. Si tratta, infatti, di un bel castello in stile barocco. L'edificio è gestito dalla famiglia Polese, o meglio da Emma, figlia di Don Antonio, e da suo marito Matteo Giordano. A loro si uniscono i figli e i parenti. All'interno della struttura è possibile organizzare battesimi, matrimoni, comunioni e diciottesimi. Il successo ottenuto in Italia ha fatto sì che il programma approdasse anche all'estero. La domanda che sorge spontanea agli affezionati telespettatori riguarda il costo di una cerimonia organizzata presso questa magnifica location. È stato proprio Matteo Giordano, il titolare, a svelare le cifre. L'uomo ha detto che il costo varia da un minimo di 80 euro a un massimo di 120 euro pro capite. Bisogna poi considerare alcune richieste straordinarie, come l'utilizzo di prodotti fuori stagione che, ovviamente, incidono sull'aumento dei prezzi. Il castello è, in realtà, una meravigliosa villa settecentesca accessoriata di piscina, campo da calcio, un grande parco e giardini curati scrupolosamente. La struttura include anche un eliporto che accoglie, in alcuni casi, l'arrivo degli sposi in elicottero. Il Grand Hotel La Sonrisa è composto da diverse sale molto sfarzose e conta 50 stanze tutte arredate in stile barocco. La location è teatro di centinaia di ricevimenti e, proprio per questo motivo, occorre prenotare per tempo. La pandemia di Covid-19 aveva causato lo stop della trasmissione, dopodiché il Grand Hotel ha potuto riaprire i battenti. La quinta stagione è stata realizzata in anticipo, secondo i palinsesti avrebbe dovuto essere trasmessa nel gennaio del 2022, invece è andata in onda a settembre del 2021. Durante il periodo della pandemia, la famiglia Polese ha subito una grave perdita con la scomparsa della signora Rita, proprio a causa del virus. Per quanto riguarda gli episodi della nuova edizione, questi saranno trasmessi il prossimo settembre e si prevede una mole di lavoro molto ampia. Nel corso delle nuove puntate assisteremo al matrimonio di Pasquale Giordano, figlio di Emma e Matteo. Ci saranno diverse novità, tra cui l'introduzione dei gender reveal party. Si tratta di feste organizzate per rivelare ai futuri genitori e ai parenti il sesso del nascituro. Tra i protagonisti delle nuove puntate troveremo Giuseppe Danna, noto influencer, che ha scelto la location per festeggiare il suo 18° compleanno. Non mancherà un omaggio allo scudetto del Napoli, grande passione del boss delle cerimonie, che possedeva un Rolex appartenuto a Diego Armando Maradona. Settembre è ormai alle porte e i fan attendono di poter sognare, vedendo le fastose cerimonie offerte dal programma. Anche voi siete ansiosi di vivere nuove emozioni nella splendida cornice del Grand Hotel La Sonrisa? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.